Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è la confessione di Fabrizio Corona. Dopo aver passato un periodo molto lungo in carcere e agli arresti domiciliari per diverse inchieste legate a truffe, diffamazione e altro, finalmente Fabrizio Corona è tornato alla ribalta con una notizia piacevole. Nato a Catania il 29 marzo del 1974, negli anni Corona è diventato famoso anche per diverse relazioni con note showgirl. Nel 2001, infatti, ha sposato la modella Nina Mouric. I due condividono anche un figlio, Carlos Maria, avuto l'anno seguente alle nozze. La loro separazione avvenne nel 2007 e 7 anni dopo ci fu anche il divorzio definitivo. Ma quella con la Mouric non rappresenta l'unica storia di Corona ad aver fatto notizia. Nota a tutti, infatti, è la relazione tra lui e la bella showgirl argentina Belén Rodríguez. La loro storia d'amore durò, fra alti e bassi, dal 2009 al 2012. Ma che cosa ha confessato nelle scorse ore Fabrizio Corona? Qual è stato l'annuncio che ha fatto? In queste ore sta facendo molto parlare ciò che ha confessato Fabrizio Corona. Diversi giornali di gossip avevano già fatto presente come il 48enne avesse iniziato una nuova relazione sentimentale negli scorsi mesi. E ora è arrivata anche la conferma ufficiale di Corona. E c'è di più. Queste le parole rilasciate da Fabrizio Corona a Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini: a settembre mi sposo. Sto con Sara da un anno, ma ho sempre tenuta segreta questa storia. Lei ha 26 anni meno di me, ma il nostro è un vero amore, anche perché io sono nullatenente. La futura moglie di Fabrizio Corona è Sara Barbieri, una modella di Milano di 22 anni, nota per aver rappresentato molti brand importanti, tra i quali Dolce & Gabbana e Braway. Inoltre, ha preso parte a varie campagne pubblicitarie di gioielli e abbigliamento. Per il resto si sa poco della sua sfera privata. Stando a quanto rivelato in passato dai magazine di gossip, Sara potrebbe aver avuto in passato una breve relazione con il rapper Salmo. Vedremo se Sara possa essere la donna giusta per Corona. Le dichiarazioni di quest'ultimo su di lei sono al momento entusiaste. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.